Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, lunedì 14 maggio, in attesa della nomina del Premier, perché oggi al Quirinale si dovrebbero fare tutti quanti i giochi, dovrebbero salire Salvini e Di Maio al Quirinale e spiegargli che hanno fatto un contratto e che hanno un'idea di un Premier. Secondo le notizie di queste ore, il Premier dovrebbe essere non un tecnico ma un politico. La realtà è, permettetemi di fare una digressione che non c'è sui giornali, ma che sarebbe il commento mio complessivo su quello che ho letto oggi sui giornali, che questi stanno perdendo la brocca, cioè c'è un impazzimento generale. Io capisco che quando uno sta chiuso in una stanza al pirellone con tutti i giornalisti, i microfoni, la gente che vuole intervistarti, ti senti un fenomeno, un padre eterno, ma quando io sento dire ieri, giuro, cioè oggi sui giornali, su tutti i giornali, anche se non è un titolo, Di Maio, il ragazzo Di Maio, oggi sui giornali dice stiamo lavorando per la storia, porca puttana, ma rendetevi conto, state lavorando per fare un governo di minoranza, un governo in cui c'ha soltanto 6 voti in più al Senato se Berlusconi gli gira lo schiribizzo e non fa l'astensione, lavorando per la storia, ma de che? E l'altro, il Presidente della Repubblica Mattarella, che si ricorda del fatto che Einaudi aveva deciso di non approvare delle leggi. Allora, Mattarella è molto più sobrio, è ovviamente molto più abituato alle lungaggini della politica e diciamo alla storia della politica, ma anche lui, buoni ragazzi, eravamo fuori dalla guerra, quella era la vera storia mondiale, Einaudi era vero presidente che veniva da una rottura. Qua ci abbiamo Salvini, Di Maio, che stanno a fare la storia con la Castelli, con Borghi, con il mio amico Borghi, con Siri, con il mio amico Siri, con Rocco Casalino, insomma. Adesso, quando voi dite stiamo a fare la storia, rimettiamo tutto un po' nell'ordine delle cose, se no sta zuppa diventa, non so, che vi posso dire, la nota di Montanelli, no? La nota di Montanelli, ma di che stiamo parlando? Non stiamo facendo, stanno tutti sbroccando. Veramente hanno perso il senso della realtà, spero che governino con un senso della realtà un po' diverso. Dicevano che gli altri governi non si rendevano conto di quello che avveniva e loro, se partono con questo piede, cioè pensando di stare a fare la storia in questo momento, forse anche loro non stanno partendo esattamente con il piede normale nel capire quello che avviene là fuori. Non pensano che stiano facendo la storia, pensano che stanno a fare un governo per governare questo paese che c'ha qualche problemino. Oggi vi ho detto salgono al Quirinale, il Premier deve essere secondo Di Maio un politico e non un tecnico, questo mi sembra già un po' meno storico e già un po' più concreto, e Salvini smentisce il fatto che ci vada una rosa di nomi, ma andranno con un nome solo, diciamo una cosa, Salvini forse in questo panorama diciamo di invasati mi sembra quello più normale. L'altra cosa che invece lo accusa di questa vicenda su Salvini, nonostante mi sembra più normale nel suo comportamento, è lo scetticismo del giornale di Sallusti, che dice, se ad agosto c'ho la flat tax, beh, ti dico la verità, io chiederò scusa a Salvini perché io non credo che riusciranno a fare nulla. Devo dire che l'ipotesi che ci sia una flat tax a me mi sta un po' eccitando, ve lo dico, non penso che noi si sia nella storia, neanche se si dovesse fare la flat tax con la doppia aliquota di cui ha parlato Siri ieri in un'intervista, che è responsabile economico, ma l'idea che in questo paese si possano avere due tasse sul reddito, una al 15% e l'altra al 20%, un'esenzione fino a 7.000 euro e poi una semplificazione complessiva, non dico che questo sia la storia del paese, ma certo un cambiamento forte potrebbe esserlo. Sono ben contento che questo possa avvenire, chiunque lo faccia, anche un governo giallo-verde, l'importante è che si faccia. Credo che Siri sia uno delle persone migliori per poter fare una cosa di questo tipo, vedremo se riusciranno mai a farla. La lista dei ministri che esce è una lista che è allucinante, pensare di avere la Bongiorno, che nella vita non ha fatto nulla se non pensare al suo, diciamo, la sua apparenza mediatica, è meglio, è una Pivetti, diciamo, meno sobria, è una che vorrebbe fare una talk show più che l'avvocato, è quella che faceva, sapendo essere ripresa dalle telecamere, e quella telefonata assolto di Andreotti, che è una cosa più disgustosa, meno sobria, meno andreottiana, meno democristiana, quel gesto orrendo di questa che, sapendo di essere ripresa, si comportava da perfetta attrice, e poi tutto il suo comportamento passando da Monti a Fini a querelare per esempio il giornale, insomma, ecco, l'idea che lei sia
ministro della giustizia mi fa orrore. Non che mi faccia meno orrore che il ministro della giustizia sia un economista marxista tipo Tridico, che dice delle cose nelle sue interviste micidiali sul mercato del lavoro, o Fioravanti sullo sviluppo dell'economia, uno che ha un atteggiamento keynesiano degli anni 60, non 70, 60. Poi ci saranno tante altre persone, vedremo la lista dei ministri. Il contratto sembra fatto, tutti fanno i conti in tasca al contratto, qualcuno dice vale 100 miliardi, altri dicono 65 miliardi da trovare di finanziamento, la flat tax varrebbe 25 miliardi, buoni e giusti, 5 miliardi quota 100 per la Fornero, 17 miliardi il reddito di cittadinanza. Non si arriva ai 65, ma si arriva ai 50 secondo i calcoli di Repubblica. Sarebbe divisi su migrazione e sicurezza, non ci credo, perché se c'è una cosa che unisce il Movimento 5 Stelle e Lega, secondo me, è proprio la sicurezza e la migrazione. Quando però vedo quella foto del tavolo in cui ci sono Borghi, Casalino e tutti quanti gli sherpa del Movimento 5 Stelle e della Lega, c'ho un piccolo timore e ve lo dico subito qual è. A quel tavolo c'è la signora Castelli, che è considerata una potenziale ministro. Ma chi è la Castelli? È quella che si presentò in Parlamento, eletta da Torino, con il fazzoletto Notav. Notav. Allora, secondo voi la gestione dell'ILVA, la gestione delle autostrade, la gestione della TAV, la gestione delle infrastrutture di questo paese, la gestione dei termovalorizzatori che si devono fare, la gestione, insomma, della modernità di questo paese, compresa la TAP, verrà gestita dalla signora con il fazzoletto con scritto Notav? Beh, forse cambierà idea, forse quel fazzoletto lo toglierà e arriverà a più miti consigli. Bechis oggi sul Libero calcola quanto sarebbe il costo della Fornero, perché dice: secondo la relazione tecnica fatta nel 2011, i risparmi per quest'anno, nel 2018, sarebbero stati con la Fornero rispetto alla legislazione vigente di 13 miliardi, quindi il costo massimo per il 2018, se si dovesse modificare, è di 13 miliardi. Ma il punto vero non è, dice Bechis, questo, perché ormai siamo arrivati a un'età di pensionamento di 66 anni e 7 mesi, quindi quello che si può fare è bloccare questo meccanismo. Quanto costa bloccare questo meccanismo di aumento dell'età pensionabile? 2 miliardi all'anno, quindi dice tutto sommato si possono anche trovare. Poi finisce un po' demagogicamente dicendo tagliando i vitalizi ai parlamentari e consiglieri regionali. Direi che questo se lo poteva risparmiare, perché non è così, perché il taglio dei vitalizi rispetto ai 2000 vecchi parlamentari è sì e no 70 milioni di euro all'anno, quindi rispetto ai 2 miliardi di cui parliamo è nulla. Ma il punto fondamentale di Bechis, che legge sempre le carte, è che quindi si tratta di un risparmio che è ottenibile. Ma non è detto che quello che vogliono fare il Movimento 5 Stelle e la Lega è contro la Fornero, perché la quota 100 forse è un po' di più rispetto a quello che lo stesso Bechis prevedeva. C'è un dramma che sta avvenendo in questo paese che si chiama Xylella. È un batterio che uccide, perché non gli fa arrivare sostanzialmente l'acqua, non gli fa arrivare la linfa, uccide le piante di olivo. Ha preso già 2 province, ha ucciso già 11 milioni di piante, decine di migliaia di ettari nel Leccese e non solo. E, cosa succede? Perché questo dramma è un dramma tutto italiano e dimostra quanto questo paese in realtà deve essere governato in maniera intelligente, ma purtroppo non basta? Perché questo dramma sta diventando un dramma nazionale e colpirà tutta la Puglia, e ne sono preoccupati anche spagnoli e greci, perché essendo poi una moschina potrebbe arrivare anche là e distruggere l'olivicoltura europea. Bene, sapete perché? Perché queste teste di minchia antiscientifiche alla Novax, questi cretini che fanno le manifestazioni per diciamo anti-mondo e anti-tecnologia, gli stessi che si lamentano e piagnucolano perché tolgono 1000 piante dove vanno a fare il TAP, non vogliono sradicare le piante colpite dalla xylella. Queste piante colpite dalla xylella, quindi cosa stanno facendo? Stanno diffondendo questo parassita per tutta la Puglia, quindi per tutta l'Italia e quindi probabilmente per tutta l'Europa, per tutta la Puglia. Sono già arrivate nel Nord Barese questa cacchio di malattia, il che vuol dire mettere in ginocchio un'economia. Già oggi si calca 1 miliardo di euro i danni. Sapete perché? Perché da una parte Emiliano dice ha fatto ricorso insieme alla Procura di Lecce, per darvi l'idea di come ragionano questi, con gli scienziati del CNR e il 90% della comunità scientifica, che dice
abbattete quelle piante, se no il contagio va avanti, è la peste e loro fanno finta di curarla con le preghiere. Il problema è che magistrati e politici stanno con loro, magistrati e politici fanno i ricorsi contro il CNR, porca puttana, è come il Novax, è come il NoTap, è come l'Ilva, è come la deindustrializzazione, deagricolturizzazione di questo paese grazie alla demagogia di merda di chi ci governa. Ne so qualcosa perché ne abbiamo di piante di olivo, ma non è questo il punto. Il punto, ragazzi, è il... Non è vero che uno vale uno, non è vero che Emiliano vale uno scienziato. Lo scienziato nel suo campo vale più di Emiliano e la procura non manda, non fa un'inchiesta, non apre un'inchiesta contro il CNR. Bene, ci troveremo la xylella in tutti, schifosi ignoranti, brava, schifosi ignoranti. Un saluto, anzi ne approfitto al mio amico Carletto che è un po' che non saluto. E, andiamo da questa, da questa tragedia, che sarà una tragedia dell'economia italiana, a una tragedia vera, quella della strage in Indonesia, perché nella sua, in come è avvenuta, è veramente una tragedia. Madre, figlie, madre, marito, due figli e due figlie di 9 e 12 anni che si sono fatte saltare nel paese più musulmano e più grande del mondo, il quarto paese più grande del mondo, più popoloso del mondo, 290 milioni, insomma, l'ISIS, tra Parigi l'altro giorno, tra l'Indonesia oggi, non è affatto sconfitto. Direi che per oggi è tutto, vi do appuntamento alle 19 con la zuppa, con Matrix 105, come sempre nicolaporro.it, c'è un bellissimo pezzo oggi di Capezzone, una recensione del film Loro, di cui tutti parlano, Loro 2, e, vi do appuntamento, come sempre, sul mio sito e un saluto a Barbara, a Roberto, io vedo male il sub, troppi grimmini, a Giovanni, la scienza non è democratica. Certo Giovanni, la scienza non è democratica e non deve esserlo. Servono professionisti, chiede Mauro, ciao Silvana, ciao Valentino. Vi do un ultimo abbraccio, a domani, ciao.